Allora, riprendiamo da qui che mi si era riempita la memoria del telefono, C5H12. Questa è la formula bruta di un idrocarburo, ossia di un composto formato da carbonio e idrogeno, composto formato da 5 atomi di carbonio e da 12 atomi di idrogeno. Questa è la formula bruta, questa molecola può avere però diverse formule di struttura. In base alla formula di struttura, quindi alla disposizione spaziale degli atomi nello spazio, la molecola assume funzioni diverse. La cosa l'avevamo già vista, ad esempio, parlando degli enzimi e vedendo quanto la loro forma dovesse essere compatibile alla forma del substrato perché questi potessero agire. Allora, questo composto potrà avere una formula lineare. Noi potremmo rappresentarla in questo modo, dove abbiamo 5 atomi di carbonio. Questi 5 atomi di carbonio possiamo anche numerarli 1, 2, 3, 4, 5. Sappiamo che i 12 atomi di idrogeno andranno poi a saturare la molecola, quindi cosa vuol dire? Che al carbonio in posizione 1 saranno attaccati 3 atomi di idrogeno. Al carbonio in posizione 2 saranno attaccati 2 atomi di idrogeno, anche in quello in posizione 3, idem in quello in posizione 4, mentre quello in posizione 5 avrà attaccato 3 atomi di carbonio. Quindi qui abbiamo rappresentato in un altro modo la stessa molecola. Possiamo anche rappresentarla così, CH3, e stiamo parlando del primo atomo di carbonio, che va a legare il CH2, un altro CH2, un altro CH2 e poi infine il CH3 di coda. Vi faccio vedere il modello. Il modello è questo. Quindi vedete questa disposizione a zig zag degli atomi di carbonio 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo l'atomo di coda, l'atomo di testa, ognuno dei quali ha legato 3 atomi di idrogeno. Gli atomi di carbonio interni invece alla catena, secondo, il terzo, il quarto, hanno ognuno legati solo 2 atomi di idrogeno. Questa struttura qui, questo isomero qui del C5H12 è di tipo lineare. Possiamo rappresentarne un altro. Scrivo vicino. CH2, 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 CH3. Forma ramificata. Carbonio 1 ha attaccato 3 atomi di idrogeno. Il carbonio in posizione 2 avrà attaccato un altro atomo di carbonio, che è questo, esterno, vedete, a questa catena principale, che a sua volta vede attaccato 3 atomi di idrogeno. Il carbonio in posizione, poi al carbonio in posizione 2, ovviamente manca un legame che sarà quello con l'idrogeno. Attaccato qui avremo l'idrogeno, attaccato qui un altro atomo di carbonio con i suoi 3 atomi di idrogeno. In posizione 3 avremo un CH2, quindi i due legami qui. In posizione 4 avremo invece in posizione 4 il carbonio con
Questo isomero qui è di tipo ramificato, cioè presenta una ramificazione qui in posizione 2. Ve lo faccio vedere, gli atomi, vedete, sono sempre gli stessi, io non ne prendo altri. Andiamo qui, prendiamo quello in posizione 2. Costruisco. Dopo in classe ve li faccio tenere in mano, ve li faccio costruire a voi che rimane più chiaro. Allora, catena principale. 1, 2, 3, 4. Va bene? Sul carbonio 2, che è quello che sto tenendo nelle mie mani, c'è questa ramificazione qui, questa ramificazione qui, che lega il CH3. Vedete che questo è il CH3. Sto tenendo in mano la ramificazione. Catena principale, 1, 2, 3, 4 atomi. Il quinto è esterno alla catena. Poi vedremo che ci possono essere anche altre conformazioni delle molecole, ad esempio quelle cicliche. Questa qui è una conformazione di tipo ciclico. Ecco, dove ho i vertici ho sempre l'atomo di carbonio. Vi indico l'indice ragionato degli isomeri, che così man mano che lo facciamo lo seguite su questo indice. Ne faremo isomeri di struttura, e isomeri chiamati stereo, isomeri. Poi, negli stereoisomeri faremo gli stereoisomeri conformazionali, e configurazionali. Questi due tipi, poi nei configurazionali faremo i geometrici, gli ottici. Bene? Geometrici e ottici. Quindi dentro nei configurazionali queste due sottospecie di isomeri. Gli isomeri composti formati dagli stessi atomi numericamente uguali, stessa formula brutta quindi, ma diversa formula di struttura. Diversa formula di struttura, importante perché vuol dire diversa funzionalità della molecola.